E buongiorno ragazzi, oggi terzo giorno e terzo video della vacanza, non so come chiamarla, Toscana. Oggi video speciale, video particolare, e scoprirete presto il perché. Ieri infatti, informandomi un po' in zona, così a Porto Santo Stefano, dove mi sono fermato ieri, ho deciso che oggi andrò all'esplorazione dell'isola del Giglio. Infatti da Porto Santo Stefano partono i traghetti per l'isola del Giglio. Mi sono informato, si può anche girare in moto, si può anche andare là in moto, quindi spettacolo. Oggi destinazione Isola del Giglio. Quindi appunto adesso mi recherò Porto Santo Stefano. Comunque guardate che bel risveglio stamattina. Andrò a fare i biglietti, penso devo fare andata e ritorno per il traghetto. La tratta ho visto su internet è circa un'ora di navigazione, anche se sembra molto vicina come isola, però c'è scritto un'ora di navigazione. Il tempo lo danno abbastanza bello, speriamo. È proprio per questo che ieri anche ho deciso di star qua in pratica 2 notti, proprio per avere tempo oggi di andare tranquillamente, con calma, a visitare l'isola del Giglio. Questo è anche il bello appunto di non prenotare, ragazzi. Potete un po' gestirla poi come volete, no? Arrivi in un posto, dici oh che bello, faccio questo, mi fermo. Giustamente il problema è trovare il posto. Ho trovato il posto, comunque se vi portate dietro la tenda, le cose, penso comunque un posto sicuramente lo trovate. Io ho trovato un bungalow, volevo, così almeno ho avuto la possibilità di lasciare giù un po' di roba oggi. Non sono partito tutto carico. Perlomeno posso andare più tranquillamente, ecco. Quindi ragazzi, adesso arriverò a Porto Santo Stefano, farò il biglietto e ci vediamo direttamente all'imbarcata. Quindi ciao ciao e a dopo! Ok ragazzi, biglietto fatto, colazione fatta, adesso partirà tra circa mezz'ora il traghetto. Andiamo per l'imbarco, vediamo se ci fanno passare. Buongiorno, biglietto. Biglietti alla mia, hai Sì. detto che era privata. Uguale, uguale. Uguale, uguale, ma fanno scorsi. È il modello dell'anno scorso, sì, adesso non lo fanno più rosso. No, è No. l'anno scorso. Eccoci qua ragazzi, siamo imbarcati, adesso vi faccio vedere dove ho messo la mia moto è lì, sotto. Noi stiamo aspettando di partire, un 20 minuti circa, spero che si senta qualcosa perché è molto casino, qua vedete l'enfasi di imbarcaggio, quel camion dovrebbe salire, in teoria. Salve! Ok, si scende. Sì.
siamo scesi, Isola del Giglio. Giglio Castello, andiamo su al castello. Spettacolo, spettacolare ragazzi, Giglio Castello, via, via, via. Ma che spettacolo. Il Luna Park delle moto. Che strada spettacolare! Oh, dai! Dai! Madonna santa! Cioè, vabbè, che ho pagato 65 euro di biglietto andata e ritorno, però ne è valsa la pena. Dai! Dai ragazzi! Ma che spettacolo! Wow! Luna Park qua, fischio, guarda! Spettacolo! Spettacolo! Porca di quella! Wow, cioè, non ho parole, poi la strada è tutta così, divertente, ragazzi, se avete la moto dovete venirci qua, ma guardate qua, è un parco giochi, è un parco giochi, ma che parco giochi! Guardate che spettacolo! Porca di quella! Non fatemi dire le parolacce! Ecco qua Giglio Castello. Wow, spettacolo. Siamo dentro il castello del Giglio. È proprio un paese. Spettacolo. Ok ragazzi, facciamo qua il giro delle mura del castello, guardate che spettacolo! We'll be right back.
Allora ragazzi, il giglio è spettacolare, eh? Adesso sono andato nei due posti principali, ovvero il castello e Campese, dove c'è la spiaggia. Adesso provo ad andare nell'altra spiaggia, in un'altra spiaggia. Se non mi ricordo male, avevo visto un cartello. Comunque vabbè, la strada saranno in tutto 20-30 km di strade, neanche. Però sono davvero stupende. Arenella, adesso andiamo giù all'Arenella. Spettacolo! Cioè, e io non faccio una foto qua. Strada stretta e pericolosa, vuol dire che sarà bella, quindi andiamo. Si poteva non fare la strada stretta e pericolosa, eh? Davvero un peccato però sta foschia, se no secondo me sarebbe stato ancora più spettacolare. Sì, via di strada bianca, via di strada bianca. Porco cane. Sì, vai! Vai con la road! Mai fatto road? Vai di enduro! Enduro sul giglio, ragazzi! Enduro al giglio! Speriamo di non ammazzarci! Ma lì c'è il divieto di transito però, ragazzi. Vabbè, posso dire di aver fatto l'off-road sul giglio, al giglio. Ok ragazzi, dopo aver mangiato, rifocillato le energie, proseguo il giro. Le stradine un po' piccoline. Sterrata, facciamo ancora un po' di enduro e se diventa sterrata noi facciamo l'enduro, che ci tiriamo indietro. No, torniamo indietro. Ok ragazzi, ci manca una spiaggia che è Cannelle, dovrebbe essere spiaggia delle Cannelle, cosa del genere. Quindi stiamo andando giù verso il porto. Che spettacolo, non so come descriverlo, divino, spettacolare. Ok, a destra si va per le Cannelle.
che come c'è la cannella ci sono le cannelle. E va che bello, va che bello. Ok, anche l'ultima spiaggia vista. Adesso mi dirigo verso il porto, dove aspetterò il traghetto. Ok ragazzi, spero mi sentiate, concludo qua il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, soprattutto all'isola del Giglio. Per me è stata molto interessante, molto bella, vi consiglio di andarci, ricordatevi di iscrivervi al canale e ciao ciao!